Buona ragazzi, ciao a tutti le nicchie raga, bentornati qui su Farming Simulator 22 nella mappa americana, la mappa Alma. Come sempre ragazzi, inizio il gameplay ricordandovi che in descrizione, se può interessarvi, ci trovate un link raga che vi permette di comprare questo e tanti altri giochi scontati. Vi ricordo anche che in descrizione trovate i miei canali social, tipo Telegram, TikTok, Twitch e quant'altro. Ultima cosa raga, se non siete già iscritti al mio canale YouTube, ovviamente vi invito a farlo. Se lo fate, ricordatevi che potete anche abilitare le notifiche tramite la campanellina, così YouTube vi avvisa ogni qualvolta pubblico un nuovo video sul canale. Allora ragazzi, si va avanti, ci abbiamo tantissimo mais da raccogliere sia qua che nel terreno numero 11, che praticamente è il terreno che abbiamo, diciamo, ricavato dall'acquisto di questa farm. E adesso lo andiamo subito a lavorare. Oggi sono da solo ragazzi, mi dicaccio era impegnato, ma presto ci sarà, presto arriverà. Dunque, ma noi ce la caviamo. Dunque, devo mettermi qui a lavorare. Ovviamente col mais raga faremo popcorn, soldi a manetta, che se non ricordo male sono pure da vendere, mi sbaglio? Forse c'erano i popcorn da vendere. Allora, da punto d'inizio va... Come senza soldi? Oh, cacchia miseria. Sono finiti i picciole. Ok, mo ci sono. E allora mi si sarà fermato anche l'altro operaio, difatti. Ah, a posto. Bene, abbiamo due operai che lavorano. Vediamo qua se per caso abbiamo già fatto il pieno di mais. Non credo che c'è il pieno, però. Mi sa di no. 80%. Allora, andiamo a vedere quindi se effettivamente ci stanno i popcorn, no? Sì. Uova da vendere, no popcorn. Popcorn, no. No popcorn. Cioè, tecnicamente li potrei vendere, a dire la verità. Hanno quasi il prezzo migliore, quindi... Sai che ti dico, famo due soldi, va? Questi in teoria sono i popcorn, mo li andiamo a vendere. Ci togliamo il pensiero. E poi dobbiamo vendere le uova. Se riesco ovviamente a caricarle. Tutto qua? Ah dai, che è sta cacata? Vabbè, popcorn dinner. Secondo me tanto è qua dietro. Andiamo a vendere, va. Oggi, raga, comunque che se fa, ho una mezza idea. Oggi vorrei comprare un'altra fabbrica. Una fabbrica che fa parte di questa mappa. E praticamente il ketchup. Compreremo la fabbrica del ketchup oggi. Allora, il punto vendita è qua, la mappa l'ho aggiornata, in teoria dovrebbe passare anche il treno adesso. La mappa è aggiornata adesso. Eccoci qua. Andiamo a prendere ovviamente gli altri popcorn. Ci siamo fatti i primi 32.000 dollari. Ovviamente siamo in America, quindi ho messo un attimino i dollari. Ma non è finita. Poi lo dobbiamo mandare in farm. Ora non è che mi ricordo dove stavano i popcorn. Mi pare qua. Ok, vado a vendere pure questi che ci facciamo due soldi. E poi abbiamo tantissime uova da vendere. Tanto alla fine oggi la giornata, come ben sapete, non è che la posso far passare, visto che abbiamo tutto quel mais da trebbiare. Quantomeno
Mi sono tolto un po' di popcorn. Il treno non si è visto. Ok. Allora, abbiamo finito con le con i popcorn. Mo lo mandiamo in farm. E la fabbrica del ketchup dovrebbe trovarsi qui da qualche parte. Allora, ketchup, ketchuppa, ketchuppo. Fabbrica del ketchup. Eccola qua, visita. Vediamo un po'. Quanto costi? 40.000. Compro subito. 40.000, niente. Allora, è molto semplice. Pomodoro e acqua. L'acqua non è un problema perché sappiamo bene che abbiamo la distribuzione dell'acqua. Il pomodoro invece forse è un problema perché non abbiamo nulla per produrlo. Per il pomodoro ci vuole una serra. Mo vediamo, una classica. E ci vuole anche un cassone che sta qua. L'avevo già preparato. A posto. Tutto qua, no? Scarica. In teoria dovrebbe avere un 10.000. Dovrebbe avere almeno un 10.000. Aspettami. Vabbè, sai che te dico, visto che fai tanto la complicata, te lo lascio qua il cassone e te la vedi tu. E te la vedi tu. Perché mo che lo lascio nel terreno, in teoria dovrebbe scaricare da solo la prossima volta. Come fa questo, d'altronde. Mi sa che mi sta cominciando a riempire il camion, difatti, vabbè. Allora, dunque, detto ciò... Dovevo mettere questa piccola serra per fare un po' di pomodori. Andrà bene la serra, quella classica, originale del gioco. Una piccola... Una piccola serra originale andrà più che bene. Dipende dove la voglio mettere, però. Tipo qua ci sta spazio. Anche qua dietro non ci starebbe male. Questa vuole solo acqua, non vuole altro. Io quasi quasi la piazzo qua. Una mini serra. Però nella realtà non è normale metterla qua, perché è coperta, il sole non ci arriva. Non sarebbe normale messa lì dietro, coperta dal sole. È un po' complicato trovare un posto che sia, quasi mi viene da dire, realistico, va, almeno in piccola parte. Un posto che non è brutto. Oh, se no la metto qua. Ma che me frega a me. Qui non me ne dà fastidio. Toh, la piazzo qua. Via. Tanto alla fine non ci devo fare niente. Starà lì. Io devo solo fare pomodoro. Pomodoro distribuzione. Finito. Basta. Poi il pomodoro in automatico va nella fabbrica del ketchup. E automaticamente faremo ketchup. Punto. Faremo ketchup. Mettiamo in generare. Ok, magari andiamo a prendere una botta d'acqua. Così ce la metto io. Suona male, gliela metto io, ma gliela metto io. A
Ah, dobbiamo andare a vendere le uova, è vero. Faremo due spicci. Vabbè, alla fine con 50.000 dollari abbiamo preso fabbrica ketchup e la produzione per fare i pomodori, ovviamente. Quindi mo posso andare a restituire un briciolo di soldi. Vabbè, che tanto mo andando a vendere le uova risolviamo. Dovrei guadagnare abbastanza per ripagare quasi tutto il debito. Ricordiamoci anche che dobbiamo fare i popcorn, quindi automaticamente la fabbrica quella che fa non proprio i popcorn diretti, però. Sbagliato tasto. Non la fabbrica che fa i popcorn, ma dried corn. E dried corn è qua, corn dryer attiva. Ci dobbiamo mettere dentro il mais. Faremo soldi a palate. Ok, per ora abbiamo le fabbriche che fanno quello che devono fare. Cioè, nel senso, fabbriche e macchinari hanno tutto quello che gli serve. Andiamo a dare un po' di acqua alla nuova serra, così comincia a farmi i pomodori. Mi dovrebbero bastare i pomodori che produce. Produce un 600. Mi sa che invece ne fa pochi pomodori. Fa 672 pomodori al giorno. Non è granché. 672 pomodori, neanche mezzo pallet. Considerando che la fabbrica del ketchup ha bisogno di 8 pomodori per fare 5, in pratica riusciamo a fare neanche mezzo pallet al giorno di ketchup. E lui produce molto. Ho la sensazione che mi serve una serra molto più grossa. Mi serve una serra gigantesca per fare tanti pomodori. Questa è troppo piccola, non fa niente. Ho sbagliato, cioè non è stata una gran bella serra. Aspetta, la Alma c'ha delle serre? La Alma ha già delle serre, però. Ah, però aspetta. Sì. Ah no, c'è pure. Ma è troppo piccola. Non lo so. Alma Missouri c'è, però. Ah, che produce un'altra cosa. Ma che so, patate. Buh. Potato processing. Potato processing. Ma questo gli fa i pomodori? In teoria sì. Dovrei provare con questa. Non me la ricordo la potato processing, però comunque è sempre una bella serra piccola. Magari la piazzo qua. 10.000 dollari. E ci devo provare, raga, perché quella lì fa troppo poco. Quella produce troppo poco. Questa secondo me è più buona. Penso che questa è più veloce. Vediamo. Beh, tanto una è troppo poca, quindi. Large green. Beh, sì, almeno fa un pallet e mezzo al giorno. Già è un po' meglio. Pomodori. Distribuzione. Così facciamo due pallet al giorno. 1.5672, due pallet al giorno di pomodori. Non so ancora molti, però. A meno che nella mappa non c'è un terreno da comprare con le serre. Potrebbe essere. Forse c'è questo. Beh, io quasi quasi lo compro, perché ho bisogno di tanti pomodori per fare tanto tanto ketchup. E ha capito dove stanno ste serre, se ci stanno. Dove stanno? Qui c'è la segheria. Qui non credo che ci stanno delle serre. Ci deve essere qualcosa, però non lo so dove. Secondo me
È possibile che ci stanno delle serre? Ma non saprei dove. Questo è l'unico modo per vedere dall'alto se ci sono delle serre da qualche parte. Può essere, non lo so. Qui no. Qui non si va da nessuna parte. E non le ho viste io le serre, raga. Non ci ho fatto caso. Mi pare che non ne vedo. No, no, non vedo serre. Forse quindi sono obbligato a metterle io manualmente. Ma io un'altra serra la metterei. Così facciamo quanto più pallet. Perché comunque va in giro, non ne trovo di serre. No, non ne vedo. Allora se ne prendiamo un'altra. Costruzione, produzione, serra, potato processing non mi dispiace. Poi c'è anche questa, Alma Missouri. Proviamo questa, è uguale, 10.000, magari ne produce più pallet. In confronto, questa fa un pallet e mezzo, chissà se questa della Alma Missouri produce di più. Io quasi quasi la piazzo qua. Vediamo. Questa è. Ah, pure lei è da 1.500. Se è uguale, va bene. Ah, questa fa i cose. Questa fa le cose, come si chiamano? Le zucche. Va bene, comunque a me servono i pomodori. Allora, noi produciamo adesso 3 pallet e mezzo di pomodori al giorno. A posto. Ce la facciamo con l'acqua? Abbiamo 2 pozzi. Dovremmo farcela. Anche se ho i miei dubbi, a dire la verità, perché ci abbiamo veramente... Mi sa che un altro pozzo lo compro. Mi sa che un altro pozzo lo compro perché ho la sensazione che non ci basta. Magari lo piazzo qua. Vediamo. Pozzo. Attiva, attiva, attiva. Distribuzione. Ok. Vabbè, lasciamo perdere l'acqua. Tanto c'è il pozzo che ci pensa lui. Allora, qui sta andando tutto bene. Magari andiamo un attimo a scaricare la trebbia manualmente, perché sennò qua non ci andiamo più a scaricare. Dunque, fabbrica, essiccatore mais. Andiamo un attimo a scaricare la trebbia, così la mando questo trattore da carico. Quindi comunque, raga, mo produrremo la bellezza di 3 pallet al mezzogiorno di pomodori. Poi all'incirca diventeranno 2 pallet e mezzo al giorno di ketchup o qualcosa di simile. No, scarica a me, cacchio. Scarica a me, scarica a me, scarica a me. Scarica qua. Così mando questo a scaricare diretto. Quella sta scaricando, quella trebbia là. Ma è piena? Com'è il discorso? Ok, questo pure se deve mandare via. È pieno. Essiccatore mais. Dovrei creare un percorso da qua. Quella ha ripreso al lavoro. No, ha finito quella. Ok. Caspita, e ancora non è del tutto scarica. Ok, abbiamo finito. Sì, ma sono troppi sti terreni. Io non so come devo lavorarli tutti. Sono decisamente troppi, raga. Non ce la faccio a starci dietro. Allora, essiccatore mais.
Qua è rimasto 400. Ok, ancora 30 minuti di lavoro e poi qui finisce. Dunque noi mandiamo immediatamente questo a, a scaricare sempre nell'essiccatore diretto, perché tanto mi servono lì. Allora vai. Ok, ci abbiamo da vendere le uova, giusto? Ci abbiamo anche due pallet qua di... quasi quasi li togliamo da qua, sti due pallet, che è da un bel po' che stanno qua. Questi due pallet di mele, che comunque sapete che stiamo a fare succo di mela, anche se mi pare che sta in vendita diretta quello. Mi pare che per la produzione di mele bisogna andare qua. Mo fa la manovra qua, ho sbagliato. Ma va bene, allora andiamo a prendere quelle quei pallet di uova, li carichiamo e si va subito a vendere, che famo 2 lire. Ovviamente in teoria ci vorrebbe il muletto, ma i pallet sono leggeri, li possiamo anche prendere a mano. E qui siamo un po' obbligati. Non posso venire qui col carrello. Me li piazzo qua e poi con l'autoload me li carico. Anche se probabilmente non li carica tutti. Questo lo mettiamo qua. Ci sono molti pallet. Se potevo trasportarli... sì, una parola. Possibile. Magari potevo trasportarli 2 per volta a mano, ma anzi... oh, sto pallet mi stava a fare un po' impazzire, eh. Se no dovrei trovare una piccola soluzione a questo piccolo problema dei pallet. Boh, non lo so. Perché col muletto va bene, è carino, ma ci stanno così tanti pallet che pure col muletto ci vuole mezza giornata qua dentro. Alla fine a mano è più sbrigativo, senza ombra di dubbio. Pensa quando avremo 5.000 galline. Ultimo pallet. Vediamo se li posso caricare. Va bene. L'ultimo me lo carico io, dai. Ok. Allora, dove le vendo le uova? Uova. Hovo. Le uova al dinner restaurant. E mi sa che è sempre quello. Sì. Dove siamo stati prima. Dinner. Potrei mandarlo alla stazione di servizio che è lì di zona. Almeno so che è di zona. Quello che sta a fa?
Perché non lavora? E non vede il mezzo? Stranamente non ha visto il camion stavolta. E non è andato a scaricare da solo. Però dai, comunque non manca molto qua. Lo sta scaricando proprio diretto senza continuare a lavorare. Come mai? Boh. Allora, in teoria a breve dovrebbe arrivare... Eccolo qua. Allora, mo te mando di nuovo... Cos'era? Terreno 13, mi pare. Mi pare che sta aspettando qualcuno che arriva. Sì. Sta aspettando che arriva l'altro operaio. E poi parte. Sta aspettando a questo che arriva per scaricare. Ok, da vendere poi che abbiamo più? Girasoli, ma quelli magari ci potrei fare qualcos'altro. Paglia, ma non la vendo. 69.000 euro di paglia addirittura abbiamo. A proposito, ora che ci... Madonna, abbiamo di tutto e di più. Ci abbiamo pure le rie che potrei vendere. C'è un gran bel prezzo. I piselli ancora non è momento. Fichi d'India tra un po'. Tecnicamente stavo pensando che effettivamente manca che dobbiamo fare una cosa noi. Liquame insilato. Beh, l'insilato non ce n'ho, ma liquame... ma ci vuole il camion. Il camion è impegnato. Quindi non si può fare perché c'ho tutti i mezzi impegnati col mais. Ma in teoria quello dovrebbe partire perché questo è arrivato. Quello dovrebbe partire. Ma non parte. A chi diamine stai aspettando? Ah, forse ho capito a chi sta aspettando. Sta aspettando a quel... sta aspettando al trattore con le uova che deve passare pure lui. E difatti già lo vedo. Sta passando adesso. Qua, 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 fe, 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 fe. Eccoci. E difatti mo è partito quello. Te ne puoi tornare in farm. Eccolo, mo quello è partito. Qua non ho creato un percorso ancora. $96.500 di guadagno. Torno in farm. Scarichiamo sto mais. Mandiamo tutti indietro che c'è ancora da finire col mais. Perfetto. Qua siamo al 70% e questo già c'ha da scaricare un'altra volta, ma noi stiamo mandando indietro gli operai. Allora, restituiamo debito, ma lo posso togliere adesso un pochetto. Non tutto, ma 35.000, vabbè, un po' di soldi li devo lasciare perché con la roba a noleggio vanno via dopo un po' di soldi.
Mi sa che non lo mando ancora. 85%. Beh. 87. 88. Tecnicamente posso quasi cominciare a mandarlo, quasi. Essiccatore. Mi sa che lo mandiamo, perché tanto alla fine è dal lato sbagliato. Oh, devo scaricare quella trebbia, vero? Quella trebbia non ha scaricato tutto. Così ne approfittiamo. Sì, ma io tutti questi terreni non riesco a lavorarli, raga. Non ce la faccio, sono troppi. Non posso stare dietro a così tanti terreni. Così magari svuotiamo la trebbia. A posto. Chiudi. E la dovrei mandare indietro poi. Oh, il treno, eccolo là. Allora, questa io la dovrei mandare indietro in farm. Speriamo che dà la precedenza ai mezzi che stanno tornando indietro. Il 94% va benissimo. E non sta a dare nessuno precedenza. Il che è un bel problema. Dai. Che mo c'è il rischio che si incrocia. Eccolo, ok, abbiamo un problema da risolvere subito. Giusto in tempo. Anche questo in teoria dovrebbe incrociare gli altri due. Sorpasso azzardato. Un momento, ma giusto, sì. Questo lo devo andare a mettere lì dove c'è la trebbia per scaricarla. E mo prima che... Ok, eccolo. Sono riuscito a evitare gli incidenti. E mo chi passa prima su quel ponte? Io o lui? Ce la famo, raga. Dai, A posto, abbiamo evitato tutti i problemi. Ok. Perfetto. La trebbia qua che scarica, a posto. Siamo riusciti a tornare in tempo. Ok ragazzi, quindi ahimè il ketchup non ve lo posso far vedere, perché se prima non finisco di lavorare i terreni e non posso mettere il gioco veloce, quindi fidatevi. Abbiamo comprato oggi 3 serre, la fabbrica del ketchup, e in realtà già stiamo iniziando a fare un pizzico di ketchup. Abbiamo 7 litri di ketchup.
Abbiamo iniziato. Poi ovviamente il ketchup, quando arriva il momento, lo venderemo. Il ketchup si vende a dicembre. A dicembre. Il prossimo mese. È un po' prematuro venderlo, ovviamente. Non ne produrrò granché in un mese. Va bene. Ragazzuoli, concludo il gameplay che è volato il tempo. Spero vi sia piaciuto. Abbiamo quindi provato una cosa in più di questa mappa. Mi raccomando, come sempre, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel pollicione in su. Ci si becca, ragazzi. Ciao, alla prossima!